Iniziamo? Mamma mia, c'ho un'idea. Ciao! Bentornati nel canale. Nuovo video. Oggi facciamo una mega challenge. Mega all? No. No? Mega? Ti sei scordato il nome che avevamo dato? Come si chiama? No, mi sono dimenticato. La fe? Ah, giusto, vabbè. Ah, perché fashion, quindi. Mega Fashion Challenge. Raccontami un po' che cos'era la Fashion Challenge scorsa, perché l'altra volta il protagonista ero io, no, da protagonista. Sembra io veramente. Però era sul tuo canale, sì. Era sul canale dei Lady, ma adesso abbiamo deciso di portare tutte le challenge e i video insieme. Certo, quindi la portiamo su questo canale. Che cos'è? È una Fashion Challenge. Quindi io... Dov'è la sfida? Dov'è la sfida? La sfida è cercare di beccare i gusti, le taglie, anzi, che forse le taglie sono più difficili dei gusti, del partner. Okay. Quindi le vecchie Fashion Challenge, che sono state due. Io ho fatto un po' di Fashion Challenge, perché mia sorella... Io con te, le altre non me ne frega niente. Io e te ne abbiamo fatte due, sì. Mi sta vibrando il divano. Le ultime due Fashion Challenge, quindi sono stato io a dover scegliere i vestiti. A questa coniglietta schifosa. Non è che è andata proprio bene. È andata bene, dai. Non è che è andata proprio bene. Ci sono state un po' di scelte davvero deludenti. Sì. Ma non solo da parte tua, anche da parte mia. Cioè, che sul sito erano più belle. Esatto. Quindi il sito ti trae un buon inganno. Poi tu, già gelosa non è per mettere le mani davanti, però tu sicuramente conosci meglio i siti, quindi... No, invece devo dire... Sito? Allora, siccome innanzitutto il sito, non mi ricordo qual è, probabilmente è New Chic, e vi lasciamo i link a tutte le cose che comunque vi mostriamo qui sotto nell'info box. Ovviamente. Se vuoi andare... Quindi aspetta, non abbiamo detto la cosa fondamentale. Le vecchie erano challenge mie verso di te, adesso è challenge tua. Io ho scelto le cose per Nicola in questo video, ragazzi. Aiuto. Quindi, sarò io a votare. Esatto, tu voterai, mi darai un voto. Non solo tu, ma anche loro qui sotto nei commenti. Però volevo dire una cosa importante. Se volete vedere altre fashion challenge, la cosa importante è andare a fare clic sui link che ci sono nell'info box. Perché ovviamente il sito più vede click e più ci dirà: ehi, facciamo di nuovo una fashion challenge insieme. Eppure mi piace. Eppure mi piace, se quello aiuta noi invece, no, al sito. Non mi ricordo i voti, come li ho dati? Da 1 a 5, ok. Questa volta io scelgo i vestiti, o comunque in generale ho scelto le cose per Nicola. Mm-hmm. È stato difficile, perché comunque sia i reparti da uomo sono comunque molto più piccoli, hanno molta meno roba, sono più brutti di quelli da donne, e poi diciamocelo, comunque la moda... Cosa per... che metto le mani davanti? La moda per le donne è più bella della moda uomo, è da dire. È da dire. Quindi iniziamo. Io sono sicura con l'unboxing. Iniziamo con l'unboxing. Io sono sicura che tutto quello che ti ho preso ti farà altamente schifo. Okay. Ne sono certa, ne sono consapevole. Dipende, che stavi pensando quando l'hai presa? Se hai pensato... Assolutamente non ho pensato a cose che ti piacciono. Quindi cosa hai fatto? Hai fatto una fashion challenge da sola per stare. Come diresti tu, non c'è nulla su questo sito. Ho pensato cosa c'era su questo sito che secondo me tu puoi provare. Mm-hmm. Come una cosa nuova. Mm-hmm. E vedere se ti piace o no. Va bene. Ok, chiudi gli occhi e vado a prendere la prima cosa. No, tu non chiudere gli occhi. Sì, tienili chiusi che ti controllano. Ok. Cerco di capire la parola così. Non è una roba da mangiare. Te l'apro? Sì, apriva tu, dai. Ok, allora. È un po' troppo piccola, quindi ho una magliettina, però non sia intimo, perché sennò qua andiamo su un'altra piattaforma proprio. Quindi potrebbe essere una magliettina un po' fredda. Di che tipo? Di quelle forse attillate, no? Una magliettina tipo per, forse tipo per la palestra o in... Esatto, è una palestra. È una ma posso aprire gli occhi? Sì. È tipo la degusta, possiamo vedere. No, è una maglietta per fare tipo sport. Che cos'è questa faccia? Il colore, è la trappa. Ma posso... Allora, dai. Era meglio per fare la pulizia in casa. Perché? Non ti piace, fa schifo proprio. No, dovrebbe essere, guarda sotto le ascelle, tipo traspirante. Vedete, ci sono i buchetti. Vedi che è proprio i buchetti sotto le ascelle. Traspira poco, direi. Guarda. XL. Guarda. Sì, l'ho visto prima. Tutti i buchetti, figa. Beh, no, allora, non è male. È un po'... La devi provare. La devo provare, secondo me è piccola. Aspetta. Ho preso l'XL, è fuori dal tuo... Non credo che la metto, forse sai per cosa me la metterei? Più per andare a correre. Sì, per andare a correre, sì, forse sì. Per andare a correre forse sì. Sto andando alla palestra, vedremo, adesso che arriva di nuovo la primavera, che vado... Ah, però in realtà vado già adesso sbracciato, però vado con una magliettina un pochettino più pesante. Yeah. Ah, un po' la trama, non il colore, perché alla fine il colore ce l'ho così. Sì, infatti ce l'ho la maglietta rossa, è un po' la... Forse questa trama è un po' particolare. Da 1 a 5, sono anche i mezzi punti, no? No.
Dai, ti do 4. Per la lunga, perché è una magliettina semplice, è un target specifico. È molto elastica, no? Già se mi dicevi, vabbè, anche per uscire ti avrei dato 1. No, per uscire invece, no. Ti sei parato il culo con il sederino. Allora, questa qui, aspetta. Cos'è? Ma cos'è? Vai. Diamo tipo leggings, che roba è? Hai aperto gli occhi? Eh certo, ho aperto gli occhi. Ah, non è una maglia. No, allora. Vabbè, a parte... Volevo vedere. Non faccio tanti commenti sui materiali, perché questa non mi piace proprio. Già quella di prima ci poteva stare, no? Ma questa non mi piace per niente il materiale. Sembra che lo facciamo apposta, poi Gianluca mi scrive, però... Questo è lo stile di maglia che si mette Gianluca. Spiegalo chi è Gianluca. Non lo veniamo sempre perché... Prima o poi ve lo faremo conoscere. Gianluca è un fan di quelli nascosti. Lui che ci commenta, ci segue e mi manda proprio il commento in privato. Carino. Quindi noi li salutiamo di nuovo. Come Carolina, poi li facciamo conoscere. Però mi ricorda molto Gianluca. Non perché, a me non piace, ma non è il colletto. Il colletto in realtà non mi piacciono troppi bottoni qui davanti. A me sembra un po' un pigiama. Esatto, vabbè. Io non ricordo se l'ho preso veramente nel reparto dei pigiami, Dovremmo andare a vedere. Mi ricorda Gianluca, niente, comunque. Ma è un facci capire, è un complimento che ti ricorda tu, Gianluca? No, non c'entra niente. È esterno al fatto che la maglietta non mi piace. Vedendola, se... Mi ricordo, però non gli piace, quindi... Però non mi piace proprio. Sottotesto. Non ti piace così. Non mi piace, ma non mi piace il materiale, non mi piace come è fatto. Vabbè, sono pronta per sto votaccio. Non mi piace, per me questa è un 1, è un 1. Poi in realtà non mi sta nemmeno questa. Per questa cosa puoi tenere gli occhi aperti, perché... Okay. L'abbiamo già vista in realtà. Allora, praticamente, un giorno mia madre e le sue amiche al lavoro... decidono di vedere, di aprire uno dei pacchi che mi arriva, non si sa come mai. Ma vediamo che cosa arriva sempre l'ora, vediamo cosa arriva. Decidono di aprire in fatalità proprio il pacco della... che conteneva parte della fashion challenge. Parte della fashion challenge. Siccome non sapevo più cosa prendere a Nicola, oltre le cose che poi gli ho prese, finirete di vedere, sono andata nel reparto della casa e ho trovato questi coprisedie, siccome le sedie che sono nel nostro salone, salata pranzo, non sono bellissime, sono di un verde vomito. Ho trovato i coprisedie. Verde campo da golf, direi. Ma vogliamo un po' provare a coprire queste sedie. Bianco avevo paura che si vedesse troppo sotto il colore, poi se si sporca è bianco. Allora l'ho presi neri. Figuratevi, mia madre e le colleghe di mia madre al lavoro che aprono questa cosa e non capendo che è un coprisedia, cioè nel senso, lo vedi così non capisci, sembrano dei sacchi neri per la cioè per l'immondizia, diceva mia madre. Chissà che cosa hanno pensato le colleghe di mia madre, che pacchi mi arrivano. Io ho raccontato sta storia a Nicola e quindi me lo sono già spoilerato, perché non mi ero ricordata che erano parte della fashion challenge, pensavo fossero parte di un'altra. Però in ogni caso non fanno parte non è una fashion challenge. Fanno parte della fashion challenge. È una fashion challenge. Ci devo dare un voto pure a questi? Sì, devi dare un voto pure a loro. A questi gli do un 3. Ti fanno così schifo? Sono un po' bruttine, mo. Sto vero, mi sa tanto di... Scusate, commentate qui sotto se voi preferite la sedia con o senza questo coprisedia. Ma non questo coprisedia è un po' orribile. Vabbè, fate, io voglio diciamo che poi è un mix, perché l'ho visto provato sulla sedia. È un mix tra il coprisedia che è orribile e le sedie che già di su non sono tanto carine. Messi insieme non mi piace come lo coprono. Vabbè, io preferisco con questi coprisedia che senza. Beccati il 3, basta. Ti sei beccato il 3, è stato pure bravo, il 3. Sei pronto per i pezzi forti? Pezzi forti? Ok. No, ma penso che questo è il pezzo forte. No, chiudi io. Allora, dal rumore sembra una tuta o un giubbino. Dal rumore, si capisce, mo. Mo non ci tocca niente, mo. Beh, devo dire che sembra carino. Mi piace, non nego che un prossimo giubbetto più sportivo avrei voluto prenderlo di questo stile. Sì? Sì. Ma un bomberino. Ti dico le cose che non mi piacciono. Che ho notato. Il colore l'ho preso. Allora, è piccolo. L'ho preso non è blu piccolo, scuro. Però forse essendo bomberino. Questo me lo provo subito. Ah, ok, vai. Le cose che non mi piacciono. Mi piace il rosso. Mi piace questa cosa. Mi piace rossa. Che è laccato. Esatto. Poi io devo vedere che non so se si vede. Ah, l'ho notato subito questa sì, cosa. Si vede laccato. Un po' che è lucidino. Però ti devo dire sul sito non so se si notava, sono sincera. Non lo so, però l'idea questa mi sa che si becca un bel numero. Che ho fatto un acquisto carinissimo. Non è malissimo, mi fa un po' meno Michelin. Mi fa, adesso non si vede dal video, però mi fa un po' più alla pancia. No. Cioè, nel senso, io lo so che ho fatto così il modello. Quindi mi fa delle brave. Si vede cosa in palestra. Oh, per scendere e buttare la mandetta. Beh, se dobbiamo andare tipo qua dietro a cena. No, vabbè, ma è comodo, ma che in palestra metto il giubbino buono per andarci.
No, ma è comunque caruccio. Per andare in palestra. Non mi fido. Ho fatto un'orpa alla palestra. No, va benissimo, infatti. Aspetta che mi alzo, me lo tolgo un attimo. Avevo pure aperto il filaccione. Però è bello. Ma questo si merita un 5. Si merita un 5. Sono contenta che ti piace. Si merita un 5. Non te l'aspettavi? Quanto costava questo sito cinese? Dopo essermi beccato questo 5, sono pronta a beccarti una. Per l'ultima cosa. Pure lo 0, allora, per forza da 1 a 5. L'ultima... Non esiste, non esiste, no, solo per la maglia di giallo. L'ultima cosa che ho preso è una cosa che tu non hai mai indossato, ok? No, non è una cosa che indossi. Sto pensando. Però, secondo me è una cosa talmente figa per stare in casa che ti ci sciali proprio. Scialare, spiega per chi non è... Diverti. Ma sto pensando, queste sono le cose che non indosso. Guarda che nemmeno quella che ti ho regalato... Ti ho regalato. E meno quella che ti ho preso, la prima maglietta che hai preso è una cosa che indossi. Vabbè, una maglietta. Non ti ho mai visto con quelle. No, è di quelle sportive, la super elastiche, con la che traspare sotto le ascelle. Non ti ho mai visto con quella. Questa è una cosa che non indossi nella parte di sotto, però. Jeans, indossi. Ok, quindi i pantaloni, li indossi. Vabbè, vediamo. La tuta, li indossi. Pigiama, lo indossi. Che manca? Okay, pantaloncino non indossi. Pantaloncino leggings, certo non indossi. I leggings ce l'hai perché Parigi li abbiamo messi. Il mega freddo. Io sono rimasto alle gonne. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Sono kilt, le prese. Chiudi gli occhi. Chiudo gli occhi. No, è lungo. Mamma che puzza. Questi hanno proprio lavati, no? Mamma mia. Ah, ma su quei pantaloni che arrivano qua? No. Che sono? No, dovrebbero arrivare fino alle caviglie. Ah, sono i pantaloni stretti sotto. Si chiamano, questi sono i pantaloni per fare yoga, gli yoga pants. Madonna, questi che cavallo grosso che ce l'hanno. Hanno il cavallo enorme, sono vabbè, un pigiama, larghissimi. Allora, un pigiama comunque pantaloni a stretta. E poi alla fine, non so se l'hai fatto vedere. Sì, l'ho detto. Che vanno stretti alla caviglia. In realtà io prima o poi dovrò comprare una tuta. Perché così non fai perché... entrare... No, così non metto il calzino sopra la tuta. Posso far vedere per favore cosa fai? No. Posso far vedere cosa... Dai. Una reputazione. Dai. È una cosa normalissima, Questa è la prima che mi indossero le tute con l'elastico. E io stavo già avanti. Voi ci siete arrivati dopo. Comunque, ti do... Ti piace il colore? Sì, il colore è proprio è pigiama. È grigio chiaro, bellissimo. Sì. In realtà, ti dico la verità, una tuta, comunque, pantalone così, l'avrei preferita grigia. Questa è proprio grigio pigiama. Beh, un grigio un po' più scuro, grigio... Sono buono. Tre. Non ho preso nessuno, zero. Non ho preso nessuno, zero. Perché non lo posso prendere zero? Se no, maglia di Gianluca di zero. Ti è piaciuto? Piaciuto. Ti aspettavi di meglio o di peggio? È finito? Sì. Pensavo che siano altre robe. No, questo. Questo mi volle. Scusami, volevi più cose. Guarda che tu non è che mi hai preso tante più cose. Se veniamo a vedere le fashion challenge, secondo me erano più cose. Ok, è piaciuto, dai. Ti è piaciuto come primo haul? Vuoi un'altra fashion challenge? Voglio un'altra fashion challenge. Allora devi chiedere di cliccare sui link. Cliccate sti cazzo di link, voglio un'altra fashion challenge. Dai, quindi mi hai promossa. Promossa, dai, ma come prima fashion challenge è promossa. Nicola, la prossima volta se vuoi ti prendo delle cose su quei siti, tipo quelle più vendute. Ok, vabbè, si può. Noi aspettiamo di sapere qui sotto nei commenti se anche voi mi avete promossa per questa prima fashion challenge. Siate buoni, se vi è piaciuto, per favore. E mi raccomando, iscrivetevi al canale che è molto importante. Qui in alto potete vedere, se non l'avete visto, o rivedere, se vi è piaciuto, il trailer del canale 2018, il nuovo trailer e gli ultimi video pubblicati. Noi vi mandiamo un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!